Siamo presso l'aula consiliare del Comune di Aragona col sindaco Giuseppe Pendolino, che oggi vuole informare la stampa e poi chiaramente lo farà con i cittadini, ritengo, sulla situazione economica finanziaria dell'ente, che come si sa è in fase di dissesto. Cosa sta succedendo, sindaco? In questi mesi non si è fatto altro che per le vie cittadine parlare di dissesto sì, dissesto no, come se il dissesto fosse una scelta politica. Il dissesto non è una scelta tecnica. Il dissesto non è una scelta politica, è una scelta tecnica. Una scelta tecnica dettata dai conti del Comune. Io non appena mi sono insediato il 16 di giugno ho chiesto una situazione economica e finanziaria dell'ente. Mi è stata riferita dall'allora ragioniere Maragliano che l'ente versava in grave crisi di difficoltà. Mi riferiva nella relazione che c'erano circa 7 milioni e 200 mila euro di fatture depositate e non pagate per mancanza di liquidità di cassa, che erano stati svincolati circa 470 mila euro di somme che erano arrivate e destinate per la costruzione di opere pubbliche e sono state svincolate e utilizzate per cassa corrente, e di ricostituire la liquidità di cassa per andare a completare l'ampliamento del cimitero comunale. Non erano state ancora contabilizzate tutte le ordinanze sindacali del primo semestre 2017. A questo ci siamo messi a lavorare, abbiamo fatto una spending review strettissima, abbiamo cercato in tutti i modi di volere salvare questo ente dal non fare il dissesto, ma ahimè ci siamo resi conto alla fine che è una strada inevitabile, perché il ragioniere, il dottore Montemaggiore, nell'andare a fare la redazione del bilancio preventivo 2017 non si riusciva a raggiungere il pareggio di bilancio per oltre 2 milioni di euro. Questo è il motivo principale per cui si è arrivato al dissesto, e il fatto che non riusciamo a garantire i servizi, tutti i servizi essenziali. In questi giorni abbiamo avuto 2 giorni di sciopero da parte della Natezza Urbana, perché hanno ragione, in quanto noi non paghiamo da 7 mesi la ditta e i dipendenti di quella ditta non prendono da 3 mesi lo stipendio. Anche i nostri dipendenti comunali hanno quasi un arretrato di 2 mesi. Quindi queste sono le cause del dissesto. Poi ora, durante la conferenza stampa, il dottore Montemaggiore esporrà la situazione nel dettaglio di quanto detto. Ma non mi limito. Signor sindaco, i cittadini si chiedono ora cosa potrà succedere, in quanto già sono, diciamo, tassati al massimo. Infatti abbiamo intervistato qualche cittadino prima della sua intervista. Cosa potrà succedere adesso con il dissesto? È anche una domanda che i cittadini vogliono farle. Allora, i cittadini devono stare tranquilli, perché col dissesto non succede niente. Col dissesto si chiude un capitolo e se ne apre un altro, si mette un punto a tutta la massa debitoria, verranno nominati 3 commissari prefettizi a cui gestiranno tutta questa massa debitoria, e l'amministrazione deve continuare ad amministrare dal 2018 in poi come se fosse un comune, diciamo, nuovo. Quindi cercando di rispettare quelli che sono gli equilibri di bilancio e cercando di fare quelle economie che possano consentire di pagare parte dell'arretrato e quindi arrivare a un riequilibrio. Per quanto riguarda i cittadini, devono stare tranquilli, perché la legge impone di portare le tasse al massimo dell'aliquota, ma questo comune ha già tutte le tasse al massimo delle aliquote, quindi non cambia niente rispetto a quello che hanno pagato fino ad adesso.